Bentornati ragazzi con Crash Team Racing Nitro Fueled. Andiamo con l'ultima reliquia di questo mondo. Dopodiché cominceremo con i gettoni CTR e prepararsi agli scleri, perché le sfide CTR sono sempre bestemmiose. Dunque, anche se in ritardo, voglio salutare Gianluca, perché si è comprato Serra Carbura Estival Versus e gli è pure piaciuto. Ah, ecco, questo è proprio il picco della soddisfazione di essere youtuber. Avvicini i tuoi amici a una saga e loro incuriositi prendono il gioco e gli piace pure. Grande. Ho proprio soddisfazione nell'essere youtuber in questi casi. Vai! Riuscire ad avvicinare a una saga che non conoscono degli amici. Vai! Andiamo a fare sta reliquia di merda, soltanto di sicuro si sbaglierà qualcosa. Sprenderà di sicuro la Zaffiro. Questa è la prima Zaffiro del Let's Play assicurata, perché mamma mia, qui proprio no. Canyon Dingo per la Platino e anche così come per la Oro. Sì, vabbè, ma deve sempre fare così, madonna. Oh, deve prova a tempo. Tutto sto sbattere qui e là, tutto sto poi rincurvare, madonna. Oh, tutte per perdere tempo e durante la reliquia le studia. Porca troia, davvero. Ecco, infatti, il primo giro di 19 secondi è una cosa che non si può vedere. Mamma mia, la prendi anche... Madonna, oh! Quella che sta col buco ci sta proprio antipatica! Madonna mia! Però per le Nitro, amore a prima vista, dico bene, ora Nitro, andiamoci contro, dai! Madonna! Forza, su! Qui ormai Zaffiro assicurata. Allora, qui c'è... Dovrebbe esserci, ecco, delle casse... Ah, l'ho presa male, dovevo prenderla arrivando dall'altro video. Vai, su, ok. No, almeno sta cassa hai presa, dai, su, ok. Vai, perfetto, adesso prendi quella col 2, dato che è l'ultimo giro e non abbiamo preso tutte le casse, concentriamoci su quelle col numerino maggiore. Guarda che non ce ne sono più molte, ce ne sono solo 7 adesso in tutto il circuito. Dai. Forza, ok, vai, un'altra presa. Dai. Ah, dovevo andare dall'altro video? No, Canyon Dingo proprio è la mia pista preferita su CTR in assoluto. La odio, non ha fatto nulla di bello. Ah, ed è anche la pista di uno dei personaggi di Crash più odiosi, Dingo, dai. Oh, oro, non ci credo, bene, l'oro, dai. Abbiamo fatto un po' caghettare, Comunque... A Dingo Dai io lo odio perché ragazzi nella sfida Crash Bandicoot nella sfida boss a Crash Bandicoot 3 World, quando ero piccolino non sapevo ancora che c'era il trucco per saltare le file di cristalli col salto con scivolata. Oh! Madonna, ci ho perso 40 vite più 15 game over, non riuscivo proprio a batterlo da piccolo. E da lì allora l'odio per Dingo Dai va avanti, mamma mia. Allora, l'ultima reliquia è stata vinta, quindi cominciamo con i gettoni CTR, dai! Piccolo Norma ha avuto il suo momento di gloria, vai! Sì, ora però mi lasci andare. Allora, personalizzazione, adesso per poco poco direi di usare Finto Crash. Sì, dai, mettiamo Finto Crash, il kart, il classico. Nessuna decalcomania, il colore mettiamo, no, le ruote queste, colore mettiamo, ecco, grigio-blu, che è il colore del kart di Finto Crash, e gli adesivi, noi ci mettiamo una minchia. Allora, vai, perfetto, Finto Crash, dai. Allora, eccoci qua, al primo CTR, dai, Parco Coco, su Finto Crash, sfida CTR. E cominciano così i maledetti, maledettissimi CTR. Allora, acchiappa fantasmi, rompi le gambe. Ah sì, questo. Scusa, questo è un consiglio valido solo mi sa per questo gran premio, cioè Spooky, quello di ottobre. Se state guardando questo video e non è ottobre, forse sareste un po' confusi. Così come sareste un po' confusi del fatto che io colpisco le casse e a volte escono dei fantasmi. Perché? Perché lo sto registrando ad ottobre questo Let's Play.
Vai, allora, andiamo con le sfide CTR. Ah, eccola là, subito la C. Vai, C. Non me ne preoccupo, ragazzi, perché tanto... Ormai sono così abile che non mi importa più. Anche se finisco ottavo, riesco comunque a fare tutto. Vai, vai. Vai. Ecco, la T. La R dove sarà? Ah, credo di aver capito dove questi bastardoni abbiano messo la R, eh. Appunto! Ti pareva la vanno a mettere sulla collinetta? Vai, sempre la R. Come vi ho spiegato qualche tempo, qualche minuto fa, c'è sempre la lettera. Fuori dalla pista è molto difficile da prendere in ogni sfida. Allora, qui... non ho molto da dire, se non per il fatto che, ecco, Parco Coco l'hanno rifatto bellissimo, ragazzi, qui in questo remake. Cioè, perché andiamo, era proprio scialba la pista qui, cioè in CTR originale. Ora invece nel remake ma è più bello, guardate il castello, i ciliegi, i tulipani giganti, le statue di Coco. Dove aveva preso sti soldi per costruire le statue Coco, io non lo so. Forse spaccia metanfetamina di nascosto col suo computer, non ne ho idea, ma vabbò. Allora, anche l'arcobaleno, ma bella, vai, una delle piste più noiose l'hanno resa graficamente deliziosa, vai. E no, è la mia stessa fiala, ma che schifo, dai. Ok, sfida CTR completata. Bravo, finto Crash. E abbiamo preso CTR. Ora andiamo col CTR di Tempio Tiger, dai. Continua. Che poi finto Crash, a differenza di Crash, è in grado di parlare. Qui nel doppiaggio italiano hanno messo ancora Versace a caso, ma nella versione americana originale, stando alla Wikia, dice... Cioè, lui nel doppiaggio originale ha delle vere e proprie frasi di vittoria quando vince. Quindi, perché poi io mi ricordo anche nel CTR originale, infatti, finto Crash aveva proprio delle frasi vere e proprie di senso compiuto quando sparava, colpiva. Quando sparava, colpiva o veniva colpito e rilasciava gli oggetti, me lo ricordo bene. E questo secondo me è una caratteristica interessante, oltre che differenziava il finto Crash dal Crash comune. Allora, vinto il gettone CTR, quindi personalizziamoci un po'. Chi usiamo adesso? Chi non ho ancora usato? I personaggi di Spiro, ma li voglio tenere... Ah, vero velo, dai, utilizziamo, ecco. Vero velo turchese. Kart, mettiamo, non lo so, che l'hai, cosa possiamo mettere? Mettiamo la... La Probable. No, troppo... Oh, l'Imperium, ecco, siccome lui è l'imperatore velo, dai. Allora, i colori, mettiamo... il rosso Imperium, che è questo, vai. Adesivi ci mettiamo il 99 dorato. Le ruote mettiamo quelle del... quali sono le ruote Imperium? Non lo saprei dire. Ecco, questo è Imperium, vai. E aspetta, personaggi, però mettiamo il vero velo, quello verde. Ecco, vai. Ok. Pronti, perfetto, e adesso si va col CTR di Tempio Tiger, che conto di terminare davvero in pochissimo tempo. Allora, e poi gli hanno cambiato voce, il vero velo originale, cioè il vero velo in CMK era doppiato da Robati, mentre poi Emperor Velo era Ciro Imparato, mi sembra. Mentre qui... Non so perché Vero Velo è doppiato da un altro e non da Rovatti. Sì, perché Vero Velo aveva due doppiatori. Vabbè, Ciro nel ruolo di Emperor Velo era decisamente epico. C'aveva una voce spettacolare. Peccato, ragazzi, che ci abbia lasciato. Non mi ricordo, ma non è stato tantissimi anni fa il doppiatore di Emperor Velo italiano. Davvero un peccato. Mi sarebbe piaciuto risentirlo ancora nel ruolo, magari, ecco, di Emperor Velo. Se tornasse in un Grand Prix successivo sarebbe fantastico, perché Emperor Velo è attualmente l'unico personaggio che ancora non è giocabile nei card di Crash. Cioè, sì, è giocabile nella versione GBA, ma chi se lo incula la versione GBA? Dai, ammettiamolo, che Cristo. Forza, sfida CTR di... Sì. Eccola, la T, subito, dai. Vai. Andiamo. Allora...
prendiamo anche questa sfida CTR, facciamo le altre due CTR e poi... Ah, si va, parco dei ghiacciai, se Dio vuole, parco dei ghiacciai, meno male, guarda. Oh, ah, non c'era niente dietro quella rampa, ok. La R lì lo sapevo, ecco, una lettera mi obbliga a prendere la scorciatoia, va bene. Però qui io non vedo lettere, dov'è l'ultima? Dov'è la terza e l'ultima? Le ho viste due. Non la vedo l'altra. Allora, ah, oh, una fiala, ora me la tengo, ora me la tengo. Ah, eccola, la c'era qui. Ho fatto dimenticarla. Grande, sì, perfetto. La gravità, cos'è? Non c'è sulla tua cittadella? Sì che c'è, me lo ricordo bene. Ah, che poi l'idrocarta, ragazzi. Lo sconvolgente colpo di scena di quando si scopre che la cittadella di vero, ovvero Lab World, che collega tutti i mondi fra di loro, è in realtà l'ultima pista iperstrada galattica barra rotta iperspazio. Ah, che bella caccinca era quella quando si scopre questa piccola e deliziosa verità. No, ma comunque Emperor, ovvero secondo me è il boss finale dei Crash Card più difficili in assoluto, mamma. È il più difficile in assoluto, cioè ancora oggi avrei decisamente tante difficoltà a batterlo, è per vero, perché c'è anche la pista di per sé difficilissima, poi in Nitro Card c'è questo che di non so cosa, che i personaggi ti sono sempre le calcagna, non li puoi distanziare così come si fa in questo o in CTR normale, no, fai anche 4000 spinte a massima potenza, loro ti sono sempre dietro. Io veramente non so con cosa cazzo l'hanno progettato, ma non è giusto però così, non puoi avere un vantaggio. Poi Velo e i suoi, non lo so, io gli abitanti della cittadella di Velo, la stessa razza, li chiamo i Veloniani, non chiedetemi perché, ma li chiamo i Veloniani. Ecco, i due Veloniani che lo scortano durante la gara, ti lanciano oltretutto palle elettriche, bombe, missili, no, quello è vero, insomma, sì, tra Velo e i suoi due Veloniani fanno un casino con gli oggetti su quel percorso, mamma mia. Poi CNK le scorciatoie sono una roba, mamma mia. E hai quasi bisogno dell'ausilio del tubo come oggetto, se no non ce la fai mai a prendere scorciatoie. No, Emperor Velo è proprio un boss difficilissimo. Ed è l'unica causa per la quale io, tentendo un po' sul fare let's play di Crash Nitro Kart, per l'appunto. Comunque, oh, lì abbiamo Crash Retro che dorme. Allora, bene, abbiamo fatto... Oh, bene, allora ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, con le sfide CTR di Piramide Papu e Canyon Dingo.